draft, ma posso vedere solo la squadra. E se questo video supererà 40.000 mi piace, il prossimo draft sarà full draft, ma possiamo vedere solo le stats. E sotto nei commenti suggeritemi che penitenza fare se dovessimo perdere la partita. Salve a tutti ragazzi e bentornati a Shosha. È tornata la sfida tra quest'uomo e il gioco. Questa è una nuova draft challenge. Poi nuova manco è vero, perché le regole le conoscete, l'abbiamo già fatto l'anno scorso, ma questo è un altro FIFA e c'è un altro sistema d'intesa, quindi dovremmo stare molto attenti a cosa sceglieremo, perché potremo vedere solamente la squadra. Con i nostri mezzi tecnici professionali, come vedete, avremo questa schermata qui e quindi ci posterà solo quell'elemento. Vi ricordo che l'anno scorso abbiamo fatto tante sfide di questo tipo e siamo in estate, quindi che dobbiamo fare? Anche perché non sappiamo se ci saranno i draft nel prossimo EA Sports FC. Non lo sentite? Questo odore di scam che è nell'aria, ragazzi, sarà difficilissimo, perché poi dobbiamo creare una squadra decente e soprattutto che abbia un minimo d'intesa, perché sennò sarà molto molto difficile. Voi lasciate tanti mi piace perché ci abbiamo una sfida. Allora, spendiamo i nostri crediti. Cazzo, ho fatto la intro più veloce della storia delle intro di FIFA. Il modulo lo scelgo io. Oh mamma mia, che schifo. Puzzolenti tutti. Non ce n'è uno bello che mi piace. Andrei così senza gli esterni, può essere un problema. Non ci importa, perché stiamo agosto quasi FIFA. Cioè, mi aspetto dei giocatori di un certo livello, per favore. Cosa bellissima è che non gioco a FIFA da mesi e quindi non so che giocatori ci sono stati nelle ultime promo. Vai ragazzi, capitano, dammelo forte FIFA. Questo è un problema, perché ci abbiamo Manchester United, tra l'altro carta che ignoro, Marsiglia, Inter, un icon e un hero spagnolo. Allora, io non sapendo né leggere né scrivere, ragazzi, andrei con l'icon. Abbiamo tre d'intesa sicuro. Potrebbero essere chiunque. Addirittura questo è un if dell'Inter. Se è spagnolo lo lascio lì a priori. Quindi andrei di icon. Speriamo bene. 3, 2, 1. Ma è AS, che ci faccio? Devo essere sincero, ragazzi. Ero indeciso con Fernando Morientes. Prendi Ronaldinho. Magari lo mettiamo COC a game in corso. Non è andata malissimo, devo dire. Dai, dai. Del Peñarol. Chi è questa squadra? Madonna, però lo hai su 17 luglio, no? Ma poi dai gli orari. Attaccante del Chelsea, chi potrebbe essere? Ah, João Félix. Però è a T, quindi ce lo diamo in testa. Questo è Duvan Zapata. Vai, mi prendo Duvan Zapata. Ah, vabbè, Pierre-Emerick Aubameyang. Si potevo prendere Chelsea, almeno era inglese. Allora, il COC ci può regalare emozioni. Attenzione. Ok, buono. Dirk Kuyt, sicuro, perché è redivisie. È per forza lui. Un COC Hero Trophy. Potrebbe essere Kiwal. E in Serie A chi ci sta? Oddio, in Serie A questo potrebbe essere quel gran pippone di Nagata. Però potrebbe essere pure Claudio Marchisio. Potremmo prenderlo della Serie A, così fa intesa con il nostro Duvan Zapata. Oppure virare. Ah, andiamo su quello della Premier League, dai. Giacca. Vabbè, Giacol ci sta. Anche se forse quel Dirk Kuyt era bello goloso, eh? Attaccante della Lazio, chi sarà mai? Altro attaccante del Chelsea. Questo potrebbe essere Ibrahimovic. Sarebbe pure divertente. Quello è di nuovo Morientes. Ragazzi, lo so che voi direte: vai sull'icon, Mike, vai sull'icon. Ma vi stupirò. Eh no, devo andare sull'icon per forza, perché questo è Ronaldo il fenomeno. A questo punto era meglio Ibra. Volevo prendere Ibra per il meme. Vabbè, dai, Gamula. No, però per l'intesa è buono, ragazzi, perché considerate che già ci abbiamo 6, eh. CC. Oh, bello. Un altro della Lazio. Allora, questo è Fagioli, ma questo è un icon. Quindi ragazzi, io vado con l'icon. 3, 2, 1. Mataus, ok. Bello, bello, Prime. Vabbè, mi sta di bene, devo essere sincero, ragazzi. Solo che me le sto giocando tutte troppo in fretta, quindi può essere che la panchina è pattume totale. Eccoci qua. Difensore del Porto e oro non raro. Quindi vado con, ragazzi, con la Liga Portugal, che dovrebbe essere Carvalho. Riccardo Carvalho, coscenità. Ragazzi, è ottimo per l'intesa Carvalho pure, eh. Però se me dai Militao Todi, io mi prendo Militao Todi. Sì, dai, ragazzi, lui. Poi quest'altro chi è? E l'altro non lo sapremo mai, ma non ci interessa. Piergianni, ma che chi è Piergianni? Eder Militao lo mettiamo lì. Non fa intesa con nessuno, perché non è del nostro campionato. È buono, sì. Questo invece, oh, ma quanti me ne ha dati? Del Lione. Io però per fare intesa dovrei andare su o Celta Vigo. E questo è chiaramente Mendes. Però è AS Mendes. Questo invece dovrebbe essere Alex Telles. Mi sa che mi prendo Telles. Ah, ma quanto sono stupido, è vero, c'era Ravi Galan. Alle stelle, dai. È pure brasilero. TD della Liga Spagnola, stiamo a posto. Allora, questo è Kadioglu, lo lasciamo lì. Questo è del Getafe, potrebbe essere
essere buono per noi. Potrebbe servirci questo del level up. No, 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 prendo questo level up, anche se non so chi è. Prima Alexander Arnold, però lui è della Liga e ci può servire. Vado con lui. Però Umbra, va bene ragazzi. Portiere, saracinesca. Allora, ci abbiamo Onana o Andanovic, Rui Pasticcio. Ah no, no, Martinez, perché fa intesa con questi qui. Oh ragazzi, te posso dire che sta andando una bomba. Cioè, abbiamo già 20 su 33. È vero che abbiamo beccato belle sculate tra Hiro e oh. Questa potrebbe essere Barella, ma non ci importa più. Io andrei, raga, su Leaf del Real Madrid. Sì, senza pensarci, vado. Oh, lo sapevo che era Barella. Oh, era meglio prendere Koke. Invece abbiamo preso Toni Kroos. Mamma mia, che non si muove. Però vabbè, fa intesa, ragazzi, che devo fare. CDC forte. E adesso che si vede la differenza tra gli uomini e i ragazzini. Lui non mi interessa. Lui o lui. Potrebbe essere letteralmente chiunque, quindi al centro. 3, 2, 1. Sì. Eppure Fernando non era male, però. Minchia, e Sien è forte quanto Fernando. Va bene lo stesso. Ragazzi, 27-33 è ottimo. Cioè, abbiamo solo Duvan Zapata. Allora, proviamo subito a togliercelo. Via Duvan, vattene a casa. E allora qua, ragazzi, ci abbiamo Benzema Doti, non lo so, della Juve. Un attaccante icon. Ci avremo pure questo, che però non so che promo è, che potrebbe essere buono per noi. Però ragazzi, vado con l'icon a colpo sicuro. 3, 2, 1. C'era Vlahovic. Che schifo, AT. Era meglio AT. Però ci riprovo, ragazzi. Dobbiamo levare Duvan Zapata. Ok, sei buono. Chiunque dell'Arsenal non mi interessa. Non mi interessa. Mi interessano questi due. Hiro della Premier League e Hiro Footbird, credo. Vado col Footbird. Questo è Puskas. 3, 2, 1. Io vengo dal futuro, zio porco. Ma perché me lo dai AT? Me li sta da tutti AT. No, mi serve un ATT. Non mi interessa. Non me ne frega. Lui è di nuovo Kuit, quindi di nuovo Icon. Però sta a droppare, ragazzi. Cioè... il peggior del Piero che poi... guarda che schifo. Dai, prendo Soriano. Ah no, era Sansone. Che merda. Dai, un attaccante. Fammi togliere quel Duvan Zapata, te prego. Lui è Aigone. Ah, questo è Frimpong. Atletico de Madrid. Grismo, mettilo lì, più 4, 31 su 33. Chi è che devo far fuori? Il portieraso. Cioè, quindi che ci servirebbe? Madonna, raga, tipo portiere icon. Famo 33 su 33 col draft blind e divento pazzo. Vabbè, no, del Mallorca, del Mallorca. No, no, c'è una nazionalità de me. Allora, forse ci potrebbe droppa qua. Anzi, no, ce lo lasciamo per ultimo. Fatto, ragazzi, che ormai l'ho aggiustata. Possiamo solo prendere forse qua un CC della Premier League. CC della Premier League? Ma guarda un po' il Chelsea. No, quello come fa Pulisic. Dai, io ci credo, ragazzi. Aspetta, no, lui. Questo è Camarà. Ma vai. Prendo lui. Attenzione, prendo lui. No, Ada. No, era da prendere Dalot. Vabbè. E allora niente, ragazzi. A meno che non c'è un TD. Che promo è questa? Oh, prendo lui. 100 anni fa sta promo. Se l'ha dimenticato pure lui. Che c'era? Ultimo. Se mi esce il portiere Doti, godo. No, scusate, Icon. Spinazzola per il meme. Aspetta però, ragazzi. Forse l'allenatore ci può aiutare? E invece no. Forse dovrei prendere l'allenatore argentino. Che mi busta il Tata. Vabbè, ma ti posso dire. Ma questo draft è un tuo. 121. Credo che il mio massimo sia stato 123. Giocabilissimo. Ma questo lo vinco in ciabatte. Qua lo dico, se perdo sto draft sono veramente un pippone. Walker, che fa il portiere, è vero. Ho messo anche il buon vecchio Puskas. Sembra pure una carta golosa. Volevi. Però occhio che mi ha bucato proprio bene bene, Ronaldinho. Ragazzi, mi sono ricordato che in questo momento c'è una sfida coi draft. Questo è un tryharder puro. Ma ho capito perché stava tryhardando così tanto. Quindi cerchiamo di sbrigarcela il prima possibile. Jackal Mateus. Guarda Walker che gatto. Oh, ma è un micio. E là Mateus ancora lui. Gliela ruba altissimo. Vai, attacchino che c'ho, ragazzi. C'ho un attacco di piede sinistro totale. Solo che hanno... no, in realtà quel Puskas è 5 stelle. Ragazzi, c'ho un Ronaldinho che non è libero. Oh, di esprimersi. No, me la si è allungata. Un pollastro. Ragazzi, chiudiamo sta pratica. Questo è un tryharder. Quelli brutti, Bummede. Griezmann che dice t'ho cucinato. Caffè cornetto. Si era preso tutto. Si era preso. Sio Carvaglio. Che ho incontrato a Madrid, mi pare. Mi dico Carvaglio. Che ha giocato con l'Inter, Carvaglio o no? Questo mostro inventato. Chelsea, Porto, sicuro.
Pommede! Volevo chiudere in bellezza. 2-0, ragazzi, siamo superiori. Ronaldinho con la 3 è la cosa più brutta che vedrai oggi. Dopo, ovviamente, il mio centrocampo. No, gli italiani. Cervello molto poco. Ha staccato il pad. Mamma mia. Madre di Dios. O comunque gli italiani sono i più tossici in assoluto. È incredibile. Guarda. Non lo sta mica comandando lui, eh. 1 hour later. Ed eccoci qua. Sì, Al-Shabaab. Oddio, vediamo. Ter Stegen. Vabbè, sicuramente farà dei cambi mostruosi adesso. C'ha pure un bel modulo. Ah, finché non è italiano mi sta bene. Forza, ragazzi. Si va. Vai, Nino Torres. Ma lui c'ha 2-3 forti. Veramente forti. Oh, Voigt, ferma, Teo. Oh, guarda come punta. Oh, guarda come sta avvelenato questo. Ma ha puntato dritto per dritto. Ok, sta avvelenato come un pazzo. Mi sono fatto un po' sorprendere perché purtroppo quando becchi le partite come quelle di prima, no? Che tu stacchi un po' il cervello, è inutile. Pumede! 1-1, forza. Tutto a posto, ragazzi, tutto a posto. Adesso, ragazzi, la cosa difficile è ritrovare la concentrazione. La concentramento. Bello Ronaldinho, dove hai fatto passare quella palla? Vabbè, ma c'è Sandro Nesta, lo posso capire. O sono diventati tutti forti o è una modalità non più chill questa. Vai, buona signore. Mazza, che stop orribile. Puskas, che stop orribile hai fatto. No, Becker. Lui sta avvelenatissimo, cavolo. È brutto passaggio. Vai, Jackal. Mettila in mezzo. Madonna, bruttissimo pure sto corner. E Cole non li si abbatte i corner, eh? C'ho sto dubbio. No, zio. No. Non mi piace così, non mi piace. Ah, esulti pure, Mukhtar. Ci pensa Mike. Ok, vai. Vai dove ti porta il cuore. Ma dove ti porta il cuore? Dove ti porta il cuore? Questo non è kickoff glitch, questo è vado dritto per dritto. Partito digno. Ancora digno. Ci saluti? No, Black Friday? 3-2 così? No, ma sicuramente mo mette la formazione un po' più tranquilla. Sto pensando che se ci aveva detto bene con la formazione, con tutte ste icon, magari scegliendocele noi potevamo fare una squadra ancora più forte. Ci ha detto male con gli avversari, perché col fatto, come vi dicevo, che c'è questa sfida, sarà un caso, no? Beccati 2 su 2. Azz. Era buona, ragazzi, era buona. Shoot Bellingham fermato così al mitico. No! Bello! Digno. Ehi, signore! Chiudi le gambe che fa corrente. No, ma Taos, no, te prego. Ma sciacca, andava pure piano. Vedete, ragazzi, quando uno pensa di essere troppo più forte e succedono ste cose. Cavolo, ragazzi, la dovevamo chiudere. La potevamo chiudere. Con calma. Bello, Puskas. Che tocco liftato. Mamma mia, raga, come sto a giocare. Questo non ci sta a capire una mazza, proprio. Questo non ci... Ah! Seduto. Vabbè. Qua me li sto cominciando a mangiare, ragazzi. Mi piace che devi segnare per forza, mi piace. No, portiere. Ma che gol è? Andiamo, ragazzi, dai. Non lo dobbiamo far tornare, eh. Lo sapete come funziona sto gioco. Mazza, questa è bella. Vabbè, il portiere mio, ma non esiste. 5-4, lui esulta. Già non sa che sta perdendo. Naldo. No, Ronny, Mengo! No, Ronny! Quello deve essere gol. Se mi pareggia, la colpa è pure un po' mia, eh. No, dai, sta succedendo di tutto! No, raga, non possiamo pareggiare, eh. No, questo puzza proprio di pareggio al 90esimo. Sì, eccolo. Dai! Cioè, non c'ho il portiere! Ma quando hitta sta esultanza, ragazzi. L'è finita proprio.
Suka, come dicono in Giappone. Ragazzi, questa potrebbe essere decisiva. Oh, Mike. Oh, mamma mia. Oddio. C'ha pure la formazione quella bastarda. Ce la possiamo fare, tranquilla, Mount. Dammi sta palla. Allora, si apre lo spazio. Gerd Müller. Boom. Un minuto, 15 secondi. Mazza quanto vola Walker. Un micio. Bravo, Gerd. Mo vattene in panchina subito. Lui pure c'ha Müller, però hai con Toti. Olè, gioca bonito. Che è? Gioca bonito, ragazzi. Ma gioca bonito. Gioca bonito. Ma glielo prendono Mike. No, scusate. Olè. No, ho sbagliato. Vabbè, Walker, maledetto. Qua me la so pappata, ragazzi. Ho voluto fare troppo lo smargiulo. Lo smargiasso. Vabbè. Siumma! E a sto punto ci facciamo la finale. Non volevo farlo, ma lo faremo. Perderemo la finale. Ho un'ansia addosso che lo so solo io. Ok. Oh no. Oh no, mamma mia. Oddio. C'ha certi demoni in attacco questo. Rigore, signor! Ma Griezmann, che cacchio fai? Buttala dentro. Vabbè, ho voluto un po' troppo, ragazzi. Queste sono queste le minchiate che poi ti portano a perdere. Eccolo. Ma petto. Vabbè. Ma dai, dritto per dritto. Bravo. Bravo. Vai Ronaldo. Non ci credo. Vabbè, mo iniziamo, ragazzi. Mo si inizia. Amici miei, è in questi momenti che si entra nella modalità tryharding. Godo con il destro. Allora, guardate la difficoltà mia contro la difficoltà sua a segnare. Cioè, lui ha fatto un gol andando completamente dritto. Oh no. Dai. Dai, Carvalho. No, vabbè, signor. Fischia gli fallo. Sì, va bene. Pure Messi c'ha. No, vabbè, ciao a tutti. Bello. No, sono un idiota. Un marrano. No, guarda qua, raga. Guarda qua, raga. Due tiri, due gol. Due tiri, due gol. Griezmann, è l'ultima occasione. Quello era un altro rigore. 2-2. Vabbè, al 45esimo. Ok, ragazzi, tranquilli, tranquilli. È una finale del draft. Sta per succedere di tutto. Oh no! All'arbitro non ravvede nulla. Griezmann! 3-2. Ragazzi, mi devo togliere il turbante. Ma a sto punto la voglio vincere. Cioè, dobbiamo portare a casa, su. Ehi, quello era fallo, ma mi sta bene. Oh, non mi ha fischiato un fallo, ci avete fatto caso? Non batto una punizione da FIFA 22. No, oh, Didi, hai sbagliato tutto, Digno. Ehi, bello il break. Ah, 5-2. Alto che Mbappé. Guarda, il bimbo minchia che aspettava il fallo. Griezmann. Vabbè, Griezmann. Ho assistito a un circo. Il circo du Soleil. No, dai, su, signori. Ma guarda questo, con un passaggio andato in porta, letteralmente, guardalo. Due passaggi in porta. Bello. Bello. No, questo è disrispetto, eh. No, no, non mi piace, non mi piace, signor Griezmann. Non si fanno queste esultanze. Quanto stiamo? 6-2. Scoppiato. Non era manco male questo, vi dirò. No, Baran, vattene a casa. E si vince. Vittoria in questo draft. Ve l'avevo detto che l'avremmo vinto. Voi però lasciate tanti mi piace e suggeritemi delle penitenze in caso dovessimo perdere per il prossimo draft. Vediamo che troviamo. Monnezza.